Come i veri turisti, quelli zozzi, siamo andati da Starbucks. Ramona ha preso un Chai latte. chai latte, che per lei era buonissimo, per me era C'era, ci orrendo. sono tutte le spezie, chai, la cannella, il chiodo di garofano, l'anice stellato, queste cose qua. A me la cannella, Con il io non latte. sopporto la cannella. E Tu non sopporti la cannella, sei a posto. io invece ho preso mango, maracuja Già. e il tè qualcosa. Frappuccino, sono dei Sì. frappuccini nuovi. È favoloso, è praticamente un solero il gelato, quello Io lì sto già liquido, molestando. buonissimo. Questa è la cattedrale di Santa Maria del Mar. Guardate che bella. Molto molto antica. Adesso andiamo a vedere anche com'è dentro. Che bel rosone. Piace tantissimo. Hai visto che portale strombato che ha questa Ah, quello è il chiesa? portale strombato, si chiama? Mazza. Ignorante. Che ne so? Informazione anche odorosa, olfattiva, Sì, che questa coincide con chiesa ha le danze. odore di chiesa, quindi di cera, di incensi, mentre la Sagrada Famiglia non ha odore, ha un odore neutro, odore normale. Dove siamo tesoro? Diamo del contesto. La cattedrale di Barcellona. La cattedrale più antica? Non so se è la più antica, forse l'altra è la più antica, Maria Santa Maria del Mare. Però. Sì, ma posso farti una domanda? Ma noi siamo venuti a vedere chiese a Barcellona? Praticamente sì. No, siamo in un paese cattolico, che ci vuole stare a vedere? Sono rialzato qui, serve per cantare la messa. No, ci andava il prete a fare la predica. Ah, è vero, il prete sta in alto quando predica. Certo. Adesso no, non più, però prima c'era la scala lì. Perché doveva essere superiore a te, comune mortale? Ma che pulpito! A rischio di risultare blasfemo un'altra volta, ci posso mettere come colonna sonora Jesus Christ Superstar? No. La chiesa c'aveva pochi soldi, eh? Pochi, pochi. Sì, qui siamo dentro il giardino della cattedrale, eh? Abbiamo beccato il tizio che pulisce con l'idropulitrice. Che ti devi comprare? Le espadrillas. Ma poi mi fanno male. Non vanno. Io sono molto particolare con le scarpe. Però sono molto belle. Siamo arrivati alla fine della Rambla. Giù in fondo c'è il mare. Ma noi non lo sappiamo come si chiamano questi posti. Come si chiamano questi posti? Abbiamo pure comprato la guida. Non saremmo arrivati fino a quel punto. Sua maestà, sono il vescovo, questo è Colombo. Dateci i soldi.
Se mi date i soldi, io scelgo il giro del mondo. Io arrivo alle Indie. Trovo le Indie. Ma alla fine sì, soldi l'hanno dato, come? Qualcuno gliel'ha dati. Bam, mercato coperto della bocheria. È il delirio. È il delirio. Io direi di andare giù in fondo e fare avanti e dietro tutti quanti. E si alzano i polli morti. Ci stava un tizio che vendeva i polli e ci stava il cartello di non fare le foto, perché forse i polli si agitavano, visto che erano già morti e senza testa e pure spiumati. C'è il dragon fruit. Però questo è maturo, quindi dentro è diventato rosso, invece di quel bianchetto. Ragazzi, un po' di prosciutto a 200 euro al chilo. Inizia la questione. Abbiamo preso salsiccette con non so che cosa, perché allora peperoni e cipolla in mezzo ci stanno. Le salsicce sono alcune piccanti, alcune normali, e nella salsa c'è sicuro l'aglio, da quello che ho potuto capire, quindi non è che faccio proprio per me, vediamo. Abbiamo preso pure un tamale deserto. Che è un tamale deserto? Non lo so. Il tamale è tipico messicano e il cerdo è il maiale. E poi e questo è tipo un'empanada. Tipo un'empanada. Il chorizo e formaggio, penso. Vediamo. Andiamo, va. Piaciuto? Sì. C'era un po' d'aglio e un po' di peperone, ma. Aglio e peperoni qui e la fanno da padrone, ragazzi. Molto buone. Buono, sì. Il tamale era molto strano, ma era molto buono. Aveva un sapore esotico. Era tipo la polenta, però con un sapore un po' erboso, forse perché ci sta la foglia di banana intorno. Cosa porterà Mattia in quel sacchetto? Chi lo sa? Roba da grassi. Altro cibo. Altro cibo, perché siamo dei grassi schifosi. C'è un bel aglio Oreo. Dunkin' Coffee. Ma non era Dunkin' Donuts una volta? Sì. Ok. E adesso è Dunkin' Coffee. Dunkin' Coffee. Andiamo a casa Badaglio. Come si dice poi? Badaglio? 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 Questa è una vista esclusiva sul quadro elettrico che non avrà nessuno, ma io ve la faccio vedere lo stesso.
guardate che bello questo palazzo del quartiere gotico, tutto decorato. Qui hanno anche messo i fiori alle finestre, che stanno molto molto bene secondo il mio senso statico. Quindi siamo nel quartiere gotico. Siamo appena stati a casa Badiglio. Poi abbiamo capito perché la guida. Perché la guida elettronica. Sì, avevamo il la guida, l'audio guida. Sì, in realtà ci spiegava tutto aumentata. Quello che c'era. Però pure è ripresa. C'era anche la realtà aumentata, brava. E che faceva vedere quello come era prima. Sì, come era prima, c'erano dei mobili. I capelli fanno schifo. È vero. Poi tipo dei lampadari diventavano tartarughe perché la forma in cui erano state ideate era presa da quella delle tartarughe. Quindi poi da lì siamo tornati a Plaza Catalunya e da lì siamo venuti nel barrigotico. Abbiamo fatto un giretto, siamo entrati in qualche negozietto carino, adesso ci siamo persi, no, ci stiamo riposando. Poi che facciamo? Torniamo in hotel, penso. Sì, dai. Siamo distrutti. Basta. Troppo camminare. Basta. Ah, vuoi la pasta stasera? No. Ho chiesto. Abbiamo mangiato come i porci. Bevuto un bel po' di sangria. Bevuto la sangria. Era un po' leggerina però, eh? Era leggera, però mi ha scaldato, quindi ci stava il vino. Non era finto. Ci stava, sì. Non era colorato e basta. Così facciamo un giretto per digerire e poi si torna tutti a casa. Fare la nanna. È bella. Domani comunque. Si riparte, ma qui è molto bello. Qua ci sono le fontane, con i giardini. Muy carina. Muy bonita. Muy bonita. Hey, what's this place called?